penso che quando quest'anno il Torino Calcio ha chiesto la mia collaborazione, allora mi sono venuti in mente situazioni passate, esperienze passate, avventure passate, e forse per questo il Torino rispetto ad altre società ha avuto, diciamo, la mia preferenza, perché penso che chi indossa questa maglia non riesce mai a dimenticarla, e perciò penso che sia giusto così. Ha dato suggerimenti alla società per l'ultimo decisivo rafforzamento. Chi arriverà ancora? Se arriveranno, arriveranno dei giocatori superiori a quelli che abbiamo tuttora, e mi credo difficile trovare sul mercato giocatori migliori di quelli che abbiamo, anche perché se ce ne fossero chi li ha li tiene molto molto stretti, però noi siamo molto vigili, molto attenti su questo mercato, e se capiterà l'occasione non ce la lasceremo scappare, anche perché tutti, sembra strano, vogliono venire al Toro. Qual è il suo giudizio su Martin Vázquez, Mondonico? Penso che sia un buon giocatore del Real Madrid. Non da Torino? Penso che un buon giocatore del Real Madrid possa essere un ottimo giocatore per il Torino. Torino normale, e per questo qualcuno lo ritiene il santo dei miracoli. Emiliano Mondonico, un passato seppur breve di calciatore granata tra il 68 e il 70, è stato presentato quest'oggi nella nuova veste di allenatore del Torino. Un tecnico al quale la società fa affidamento per il futuro. Tant'è che la sua presenza era stata già programmata lo scorso anno, quando ancora era all'Atalanta e quando la società firmò con Fascetti un semplice contratto annuale. Nella nuova veste di tecnico granata, Mondonico non ha fatto proclami, anzi parla di un Torino normale,